Sul sul, amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi siamo di nuovo con la Parency Legacy Challenge. Vediamo che Bri è un po' tesa, è un po' a disagio, ecco, benissimo, abbiamo raggiunto il livello 2 di programmazione. Sì, amore, ma non ti innervosire. Basta, puoi finirla di programmarti, puoi andarti a lavare, rilassati. Non... Ok, raga, diamogli la privacy, diamole la privacy. Ci rivediamo appena finito di farsi la doccia? Oh, ragazzi, 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 telefonata in arrivo, Kyle Kirkland. Ti andrebbe un appuntamento in un negozio. The Road Steed. Vabbè, ragazzi, ce lo sta creando Kyle. Vedete questo icona qui? Gli volevo inviare un SMS, non ho fatto in tempo. Andiamo. Ok, ragazzi, siamo qua in un negozio. Ci ha portato in questo negozio. Bene, vabbè, facciamo che lui voleva fare shopping, evidentemente voleva... E voleva compagnia, voleva un parere femminile. Magari ci fa un regalino? Io non credo. Tanto lo stringe per salutarlo. Che insulta, sei pazza. Flirta invece. Compra una piscina? No, amore. Compra una fabbrica di... No, amore. Ecco, brava. Amoreggia con Kyle, brava. Bascia Kyle, brava. Questi desideri mi piacciono molto di più. Quindi, dai, ti accontento anche subito, baciamolo. Visto, siamo un appuntamento, anche se è un appuntamento un po' anomale, lei tra l'altro ha fame. Che dolci! L'appuntamento va sempre meglio. No, cavolo, quanto mi dispiace che non posso farli stare insieme. Ma sono carinissimi. No, aspetta, fatela veramente la foto con lui. Come ricordo, dai. Sarà la foto che puoi fare vedere a tuo figlio o a tua figlia. Angie, ragazzi, Angie. No, io li adoro. Il figlio sicuramente mi nascerà con i capelli neri. È poco, ma sicuro. Teniamo la mano. C'è amoreggia? Sussurra seducentemente. Non stiamo cagando questo negozio minimamente. Ma perché voglio dire, ragazzi, siamo qui con lui. Perché dovremmo cagare il negozio adesso? Lasciamola ancora, dai. Sto guardando. Ma dai, chiediamogli di diventare il fidanzato. Ha detto di sì. Ma che carini. Ma bravissimi. Fai una pose sexy. Tanto ancora non potete avere figli. Bacio sul collo. Bacio appassionato. Ora sembra arrivata anche amoreggia. Ah già, ma non c'è più amoreggia se non mi siedo sulla panchina rintronata. Allora, siedetevi un attimo insieme, dai, voglio realizzare questo desiderio di lei. Questo cos'è? Flirtare. Bene. Dai, Kyle. Arriva, tesoro, arriva. Poi andiamo anche amoreggia e poi flirtiamo. Quando lo trovo, flirt. Dove vai? Vabbè, siediti qua, in un negozio di mobili, va bene lo stesso. È davvero piacevole essere con qualcuno con cui poter parlare per ore. No, vabbè, ma è tenero. Non voglio che si lascino questi due, invece devo, cappero.
Mi perdo 20 punti se la faccio sposare con lui poi. Cosa c'è in questo negozio? Vestiti? Non c'è una mazza. Non è niente in vendita. Ok, mi sa che probabilmente dovrei rientrare e impostare le cose in vendita perché non c'è nulla in vendita. Infatti, non c'è veramente niente in vendita qui. Vediamo quest'altro Simmy. Lui dovrebbe essere uno pseudocommesso. Anche lei. Infatti, è una bellissima questa divisa. Tommar Cassandra Gott, cioè Martina. No, che propone le nozze, non diciamo fesserie. Cosa vuoi? Guarda uno spettacolo romantico in TV. Perché invece, in parte dobbiamo finire quell'appuntamento, altrimenti gli mandavo a mangiare. Vediamo un po' questo lotto. No, niente, c'è solo questo piano con cose non in vendita. Ok, allora amareggiate e basta. Non mi sembra che siate così dispiaciuti di stare su un divano ad amoreggiare. Anzi. Urza, No, amore. Quanto dura ancora questo appuntamento? Lo so che hai fame, amore mio. Devo far finire l'appuntamento, però. Fai una cosa, nell'attesa. Devi andare in bagno? Vai in bagno, per carità. Non avere un incidente proprio davanti a lui. La Tron e Forum. Oh, finito l'appuntamento. Ok, possiamo andare. Stare con te è stato grandioso. Cerchiamo di rivederci presto. Guarda, ci rivedremo prestissimo. Ciao, amore. Eccoci qua. Rientrata a casa. Lei ha fame. La fa. Diciamo che potremmo farla anche mangiare. Prendete degli avanzi. Ah, lo stavi già facendo. Poi vediamo di fare un po'. Ah, abbiamo finito anche il libro, giusto. L'ho finito l'altro giorno. Cortese si congratula con noi per il nostro nuovo fidanzato. Pubblichiamolo, grazie, Curtis. Potevi essere tu, se te la tiravi meno. E tu intanto vai a pubblicare il tuo libro self-publishing, ragazzi. Innaffia. E poi raccogli tutto. Sì, me l'hai già detto. Ok, tutto qua, perfetto. Allora, appenderei la foto con Kyle. Eccola qua. Aggiungiamo anche una cornice, il resto le vendiamo. Il basilico ce lo teniamo in frigo, tanto questo lo vendiamo. Ok. Ripulisci. E poi fai una bella cosa. Videogiochi almeno. Vediamo se completiamo l'incarico del giorno e vediamo se abbiamo una promozione la prossima volta che andiamo a lavorare. Comunque era stata promossa, io non me ne ero mica accorta. Ora controllo qualità. Ah, cavolo, abbiamo già raggiunto il livello 2. Perfetto. Possiamo passare alla fase successiva. Quella di restare incinta. No, ragazzi, guardate. Ve lo ricordate le Sims 1? Quello dello snowboard. Era fantastico. No, guarda quanti ricordi a rivedere questo schermo. Ora non ci giocherei ormai, devo dire la verità, perché la grafica mi farebbe un po' troppa tristezza. Però era meraviglioso questo gioco, era fantastico, ci ho giocato non so quante ore. Vabbè, puoi anche fermarti perché in realtà tanto non dobbiamo più essere promosse, quindi. Accarezzando il tasso, è un libro per bambini. Non lo noi facciamo i pirati della giungla. Ok,
Lo so che non ci sono i pirati nella giungla, ragazzi. Era un libro così stupido come fanno loro, no? Ok, facciamola scrivere. Quando hai finito, fai una meravigliosa cosa. Chiacchieri, che ore sono le 20:59. Chiacchiera con la tua amica Candy, le racconti di Kyle. Poi domani magari vediamo se potrebbe arrivare l'ora di farti Ooh, restare is incinta. that Janeth? Lamina Quar, Valmib Fleezop. Rinka Shalbo, Venblaber. Oh, Scrivi, riprendi a scrivere, Pirati della Giungla. Ok, ragazzi, eccoci qua. Praticamente ho già raccolto delle cose da vicino ai pressi di casa sua, tutte queste. Però io adesso volevo mandarla nel lotto segreto, dove era di qua. Eccolo. No, era questo, sbagliato albero. Osserva, volevo entrare qui e vedere se c'è qualcosa di un po' più costoso e di valore. Magari. Cerchiamo anche le rane, però. Poi restiamo qui. Tu vai a cercare le rane. E poi vediamo di entrare. Rana terriccio. 10. No, vabbè, ragazzi. Cioè, qui queste benedette rane. Aspettiamo a farle accoppiare. Anzi, vendiamole e basta. Che 10 simoleon è una miseria. Innaffiala. Naffi, osserva, facciamo tutto quello che c'è da fare. Chiacchiera alle radici. Chiacchiera delle radici di nuovo, chiacchiera ancora delle radici. Aspetta, vediamo soltanto le volte. Complimentati per le foglie. Hai delle foglie meravigliose. Veramente, lo sai? Come fai per averle così lucide e verdi? Esplora. Si è aperta. Vai, perfetto. Il no nostro albero ci ha concesso di entrare, anche se tu sei stanca e ora non puoi deludermi, forza. Ce l'abbiamo un po' di... No, 2,50. Peccato. Se non le compravo il sostituto del sonno. Entra. Il tronco è molto più grande del previsto, è buio, ma per qualche motivo non fa paura. L'unica illuminazione è un chiarore debole e l'unico rumore è un gorgoglio risuonante. Segui il suono, segui la luce. La luce. Non mi ricordo le risposte quali erano, cavolo. Vediamo chi altro arriva. No. Me lo sono immaginata. Esplora di nuovo. Ok, abbiamo sbagliato. Perché imbarazzata? Per l'esplorazione del quartiere. Qualcuno potrebbe pensare che sia difficile perdersi in un luogo mistico. Quel qualcuno sbaglierebbe in modo vergognoso. Ah sì, perché l'ha trovato subito la via di casa. Allora, seguiamo il suono questa volta. Vediamo, dai. Bri raggiunge un punto più basso, è più buio. Uno schizzo lieve le comunica di aver appena raggiunto un ruscello poco profondo. Segue la corrente in discesa o in salita? In discesa? Non mi ricordo proprio le risposte, guarda. Andiamo più veloce. Seguendo il percorso di resistenza minore e augurandosi di non finire in un collettore fognario, Bri venne distratta da una nebbia eterea che ha un bagliore sinistro. Entra nella nebbia. Dimmi che non era le nuvole del cielo. Raggiungi la radura. La nebbia è calda e amichevole per essere la neb una nebbia. All'improvviso, Bri ha la sensazione di aver girato il tondo perché si trova davanti all'uscita o un'uscita dalla caverna. Raggiungi la radura. Sì, andiamo alla radura silvestre. Ragazzi, siamo alla radura silvestre. È bellissimo qua. Veramente molto bello. Dovresti essere felice di essere qui. Cerca rane.
trovato qualcosa? No, non ha saputo catturare una rana. Cerca rane. Una rana foglia, 10. Vendere e basta. Cerca rane, amore mio, non puoi dormire adesso. Dai, speravo però che ci fosse cose un pochino più. Osserva bocca di leone. Cerca rane. Questo cos'è? Pianta di campanule, non c'è la pianta ancora. Ok, è stato un po' infruttuoso questo viaggio. Magari se ci torniamo tra un po' potrebbero essere spuntate. Tra qualche giorno magari gli alberi sono cresciuti in questo frattempo. Bene, sono anche appena arrivate le bollette, io non ho i soldi. Oddio, tra poco dovrei averli perché guarda, iniziamo a vendere qualcosa. 70 la capsula. Ho sbagliato. 70 della capsula. Dai, basta pescare, tanto non sei buona. Questo. Le bocche queste vendiamo tutto. Vendere tutto il pero no, ci serve per piantarlo, anche le mele, le fragole. Questi vendiamoli. Sì, andiamo a casa ora adesso. E Kyle ci sta di nuovo invitando a un appuntamento. Direi di accettare, ragazzi. Accettiamo anche perché poi dobbiamo fare fichi fichi. Eccoci qua, ragazzi. Sì, ci ha portato a cena qua. Dove ci siamo conosciuti, che è pure romantico. Chiediamo un tavolo. Visto che lei ha pure fame, poteva andare in bagno e la mando anche in bagno. E dopo ordinerà per il tavolo. No, ma tranquilla, entra pure, ragazza. Sono solo in bagno. Siediti insieme. Ah, lui è già qui. Che carino. Ci aspettate. Giustamente, come un vero cavaliere. Ordiniamo. Allora, visto che è mattina, sono le 10:39, lei si prende un caffè e lui si prende un succo d'arancia. Poi. Uova strapazzate con pancetta per lui. Sfumato di pesce alle 10 di mattina, no. Tramezzino BLT per lei. Sì. Dai. Flirta un po'. Bacialo sul collo. Bacialo proprio. Cercheremo di avere un figlio nel cespuglio dopo. Perché vi siete riseduti? Ah, per l'ordine. Ok. Ma belli. No, vi giuro, a me mi sta piangendo il cuore all'idea di non poterli far stare insieme. Mi dispiace tantissimo perché sono fantastici assieme. Esprimiamo anche affetto. Quimble Reginu, Insula Kaleng. Oella. Ehi, non ti vuoi staccare più dalle labbra della nostra Bria, eh? Sedetevi e parlate adesso. No, amichevole. Parliamogli della sua giornata. Che altro possiamo fare? Conversazione profonda. Complimentiamoci per l'abito, almeno stavolta non ha la divisa da cameriere. Ci è arrivato il cibo, vedi di mangiare rapidamente, non stare 2 ore e mezzo. Ma che carina! E vattene! Oh, cosa vuoi da lui? È il nostro uomo. Chi sta chiamando? Gli avevo detto che. Mannaggia, gli avevo detto di. Gli avevo detto di prendersi un giorno di ferie, ma mi sa che non l'ha fatto. Ti prego, prenditi un giorno di vacanza. Mi sa che questo giorno va male. E ci servivano pure i soldi.
Dai, basta, hai mangiato. Prenditi il giorno di vacanza. Perfetto. Allora, paghiamo. Che facciamo? Ci proviamo, ragazzi? Cerca di avere un figlio nel cespuglio. Allora, facciamo finta che abbia offerto lui il pasto. E dai, proviamo. E l'abbiamo raggiunto il livello 2, non perdiamo, lo so, ma ormai... Ce la stiamo facendo? Dai, andiamo a fare fichi fichi, ceniamo carnalmente. Dai, andate. E procreate. Dove state andando? Ok. Dov'è questo cespuglio? Oh. Sculaccione, dai. E poi la mandiamo al lavoro, vai, visto che non, qui me lo segna. Non vorrei che non mi desse soldi a fine giornata, anche perché poi dobbiamo lasciarlo, quindi approfittiamone adesso finché non è nato il piccolo. E noi ci rivediamo più tardi appena lei rientra dal lavoro. E scopriremo se è incinta. Ok, siamo a casa, c'è il disastro, se l'è fatto addosso. Ha fame, ha sonno, le ha tutte. Le faccio fare una doccia. E poi dopo scopriamo insieme se è incinta. Sì, lo so che sei imbarazzata perché, ok. Che desiderio, ma chiamo qualcuno al telefono. Bene, allora chiacchiera con Alana stavolta. No, non ce l'hai più, allora non chiamarla. Condividere in sicurezza con qualcuno. Ragazzi, ci siamo. Mangerò dopo, fai un test di gravidanza. Ci siamo, scopriamo l'arcana verità. È incinta! Si mangia per due! E adesso arriva il momento che però mi si spezzerà il cuore. Lasciare. 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 Oddio, non ce la faccio neanche a finire la frase. Lasciare Kyle. Che tristezza infinita. Chi è che ha la porta? Questa tizia. No, scusami, ma... Lei sta morendo di sonno, sviene, ha fame, le ha tutte, la disperazione è questa, con il pancino già tondo, perché loro è subito, è istantaneo il pancino in The Sims. Ok ragazzi, è una nuova mattina, lei è sveglia, sempre col suo pancione, e deve occuparsi del giardino, intanto però invitiamo Kyle a casa, che lei deve dirglielo. E purtroppo sappiamo tutti cosa accadrà appena glielo dirà. Diventa ispirata, ci si prova. Compra una console per videogiochi. Va bene. Eccolo. Però intanto facciamo evolvere. Oddio, guarda, non ho il coraggio di... Allora, facciamo che lei intanto gli dà un bacetto. Non te ne andare. Quanto ce n'era da far evolvere? Se n'è andato, mi sa. Sì, bene. E allora aspetta. Fai evolvere. Innaffia. E poi lo rinvitiamo di nuovo. Anzi, prima di rinvitare... Ah, eccolo! Diamogli un bacio sul collo. È l'ultimo bacio, ragazzi, godetevelo. Vabbè, in realtà non è... Non c'è scritto che non debbano avere una relazione romantica, anche se lui deve mollarla sola con un figlio, ma... Insomma, una volta viene mollata sola un figlio, non credo che abbia ancora voglia di... Allora, vuoi, per cortesia, lo so che hai fame, condividiamo la grande notizia, ok, dai, lei non riesce a prendere la cosa con diplomazia. L'ha evitato finora, lui ha aspettato paziente, e adesso lei la pazienza non ce l'ha più, e spara fuori. E lui la prenderà bene, sono sicura. E infatti l'ha presa bene. Eppure felice. No. No.
Non mi fare così, lui deve scappare da lei. Dannazione. Vabbè. Lui dice io ti amo. Ti starò sempre accanto, ma non sarà così. Ma non sarà così. Lei se la dovrà cavare da sola. Vai in bagno, vai. Che io intanto ti metto le fragole in frigo. E il resto te lo vendo, vediamo di... Ho pagato anche le bollette, quindi... Cavolo, ho sbagliato, ho messo le mele dentro. Apri, mi serve una mela. Che devo... Ok. E una pera. Vi giuro, sapete che io non ho veramente il coraggio di... Cos'è? Chiacchiera con Kyle. Prende gli avanzi. Devi mangiare. Io non ho il coraggio di separarli letteralmente. Cioè dovrei fare, lo so che devo fare. Perfido e separati. Giuro, è una sofferenza perché mi piacevano tantissimo. No, dai, lui è dolce da impazzire. Ogni poco va a darle un bacio. Vabbè, facciamo che però disputate. Vabbè, della carriera, in realtà stanno disputando sul fatto di diventare genitori e lui in realtà non è felice, non può essere felice per la Legacy. Lumpikenda, Vilpa, Befite, Nerxka, Shabarg, Mozani. Sì, non me la Paternoster, sentivo diventare padre. Non lo volevo. In realtà avrebbe esultato. Ora quando ci penso mi prende la tristezza. Rifa, Crabo, Crabonexti, Chuma Ocha. Ragazzi, dobbiamo farlo. Sibu Anumap, Shemul, Laimana Jasapa. Nerx Daish. Separati. Lui deve scappare da lei. Pumble mouse No, back, guarda, vi fibble giuro, non avete idea di quanto mi sta ocho. dispiacendo questa cosa. Oh, ukinikebawis. Chapogim Mackinorf. Nargi. Kisip Nyafluf. Misha, Io non ho Marsha. parole perché me lo so, lo devo fare, la Sinanda. Legacy. Oddio, che tristezza. Oddio, mi dispiace, Kyle, giuro. Fossimo state in un'altra serie, il vostro amore sarebbe durato per sempre. So. Che tristezza, come gli ha detto Sul. Ciao ciao. Malinconia da separazione. Chiamo qualcuno al telefono. Bene, sì, mi sembra il caso. Ok. Invio un SMS triste, allora. Inviamolo a Candy. E lei diciamo, guarda, è successo questo e questo, sono incinta, lui ci ha mollate, è scappato perché non se la sente. Carina. Ehi, Bri, mi sembri davvero giù di corda, vieni da me e ci penso io a tirarti su di morale. Oh, che carina, dai, direi di andare, ragazze. Ragazzi. Non so se c'è qualche maschio che mi segue. Nel dubbio. Ok, siamo arrivati a casa di Candy a Witherburg, a Winterburg. Lamentiamoci dei problemi perché lei è triste. Smurdis, Turab Quink, Kuzip, Gli dice, cavolo, sono incinta, io Ulvar, oh Naba Quink, non volevo neanche un Mrs. figlio, mi ritrovo a dover Vong, averlo. Non Nanamu, ho intenzione di tenerlo, chiaramente, cercare di essere una buona madre, però non me la sento, sono sola. E lui... Garza, Mi ha Fromma lasciata, in realtà è Wis, stato lei, lo sappiamo, Denstoma, però Tribna, seguiamo la Toma storia della Shusen, Legacy. Bonga. Lei sta dicendo non ti preoccupare, io sarò Supermarket. sempre accanto a te, vedrai che ce la Shuwa, farai. Mise Antrim, Nagelda Shmoon, Tristezza. Asworg, Fate una conversazione Grindia, profonda. Gamarish Brihe.
che ama la linea dretta della tristezza. Ok, adesso è felice. Sai cosa? Potreste guardarvi un bel film insieme. Guardo un film e dice, guardiamoci un bel film horror, sì, morti viventi. Oh, c'è anche Lana, anche con lei. Ci sono entrambe le amiche. C'è anche la sorellina di Candy. Bene, io direi che è giunto il momento di salutarci. Non voglio che venga troppo, che diventi troppo lungo l'episodio. E noi ci vediamo la prossima volta con loro. Vedremo la prossima volta, comunque ci sarà sicuramente un'altra serie. Però appena torneremo da Bree, sicuramente vedremo la nascita del piccolo, in teoria. Io vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un commento e mettete un like, pollice in su. E se non vi è piaciuto, accetto anche le critiche. Vi invito a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sugli aggiornamenti, sulle novità. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.